web spettatori, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, gli insegnanti sono chiamati a preparare il piano annuale delle attività secondo le linee guida per la certificazione delle competenze. GIDA TV vuole aprire un dibattito su questo tema, che pensiamo possa interessare tutti gli insegnanti, e ha invitato in studio il professor Giovanni Carosotti, autore di alcuni saggi sulle competenze pubblicati sulla rivista L'Acropoli, edito dalla Rubettino Editore. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Lei, nel descrivere le competenze su questo saggio, sostiene che si fa un uso ideologico e politico. La competenza è un concetto chiave per comprendere le trasformazioni cui è stata costretta la scuola negli ultimi 25 anni. Fu introdotto come concetto e diffuso presso i docenti per giustificare l'indigeribile nuovo esame di Stato voluto dall'ex ministro Luigi Berlinguer e diventa il concetto chiave per giustificare tutte le trasformazioni della didattica e conseguentemente della professione docente che si sono, con l'ultimo decreto legge, a forza costrette nella scuola. Ora, le competenze presuppongono un attacco e la fine della didattica disciplinare, una destrutturazione della scuola italiana, della sua didattica, così come è stata concepita, fino ad oggi, sulla base di teorie cognitivistiche, peraltro discusse tutt'altro che certe, applicate in modo ancora più incerto alla pratica della didattica. E perché io parlo di uso politico-ideologico? Perché a mio parere questa trasformazione della scuola era un obiettivo già fissato in partenza e una volta che si è realizzato questo obiettivo politico si è cercato il concetto pseudoscientifico con il quale giustificarlo. Per cui non è stata una rivoluzione scientifica che ha dato luogo a una teoria didattica, ma una teoria didattica per motivi politici in qualche modo imposta alla scuola e giustificata attraverso un concetto che non ha effettivamente fondamenti. Il minimo che si può dire è che è confuso sul piano epistemologico, non ha assolutamente alcuna validità. Quando l'ex ministro Berlinguer al recente meeting di Rimini a giustificare la buona scuola parla di una necessità di introdurre criteri scientifici contro una cultura umanistica che sarebbe richiusa in se stessa, a quale scientificità fa riferimento? Quella centrata sulle competenze, sì. Ma come vediamo scientifica non è. Però lei dice che nel suo saggio che le definizioni del sostenitore delle competenze che lei riporta le considera confuse, perché? Beh, prima di tutto diciamo che questa idea, che il concetto di competenza sia confuso, è stato riconosciuto recentemente sulla rivista Tutto Scuola da un pedagogista che è sostenitore di questo concetto, ovvero Orazio Niceforo, il quale scrive che il concetto di competenza nasce nel mondo del lavoro e ammette che con molti distinguo è stata con molta difficoltà trasferita nel mondo della scuola, dove non c'entrava, ma dice nonostante questo e anche se sono molti riferimenti giuridici al concetto, il concetto rimane confuso, tant'è che recentemente su un'altra rivista degli insegnanti che è Nuova Secondaria una studiosa, Giulia Sandrone, radicale sostenitrice di questo concetto, afferma: no, abbiamo sbagliato tutto, perché in effetti la normativa, quando fa riferimento alle competenze, dice di parlare di competenze, ma in realtà non lo fa, perché lei distingue una distinzione interessante tra le competenze oggettualiste, che sarebbero quelle che il Ministero adotta, cioè riferite alle singole discipline, mentre la vera competenza sarebbe personalista, riguarderebbe la sfera emotiva, psicologica, relazionale e quindi in realtà non sarebbe valutabile, non sarebbe quantificabile. Io dico, non si capisce che cos'è. Per dare un po' l'idea della confusione riguardo al concetto, pensate che nel 2005, sempre su Tutto Scuola, il pedagogista dell'Università di Bergamo, Giuseppe Bertagna, sostiene che nell'11 settembre 2001, quel tragico 11 settembre a New York, perirono i pompieri che non avevano le competenze e si salvarono quelli che li ebbero, non tenendo conto probabilmente di fattori oggettivi, le vie di fuga. Al di là del cinismo, mi sembra che nulla ci sia in ciò di scientifico né di profondo. Ma professore, sempre in uno dei suoi saggi, lei contesta gli esempi di didattica delle competenze che usano i pedagogisti, perché?
Ammetto che io in questo momento ho fatto riferimento a esempi particolarmente paradossali, evolutamente, perché già ci dice che in partenza la riflessione sul concetto nasce molto male in modo non approfondito, proprio perché è un concetto, a mio parere, nato a posteriori rispetto a delle decisioni. Però ammetto che ci sono alcuni pedagogisti che poi cercano di concretizzare sul piano didattico e fornire degli esempi per dimostrare la positività di questo approccio rispetto a quello erroneamente chiamato tradizionale, perché secondo me la vera didattica innovativa non è questa, è quella che approfondisce le discipline in modo critico. Ma lasciamo perdere questo aspetto. Per esempio, la studiosa Giuliana Sandrone, a cui prima faceva riferimento, quando vuole descrivere che cosa significa competenza personalistica, fa riferimento a una lezione d'inglese dedicata alla lettura del Macbeth di Shakespeare. Beh, lei dice, a livello tradizionale, in modo oggettualista, che cosa ottiene l'insegnante da una lettura di questo passo importante della letteratura inglese? Lei dice, ottiene e capisce le abilità linguistiche dello studente in base a parametri standardizzati, ma qui sulla valutazione si dovrebbe aprire un altro discorso, il suo possesso dei diversi contenuti culturali, dei processi di analisi, di rielaborazione, di coerenza e coesione linguistica. Ma ciò non basta. Cosa darebbe in più la didattica per competenze? E lascio agli ascoltatori il giudizio. L'alunno sarà competente di quanto acquisito quando saprà apprezzare la bellezza espressiva del Macbeth e del suo messaggio, quando sentirà che questo studio lo ha reso migliore, cosa vorrà dire? Permettendogli di guardare a se stesso il mondo in modo sempre più autonomo e personale, dandogli la possibilità, per esempio, di leggere, interpretare, affrontare questioni che riguardano il potere, le motivazioni che muovono l'uomo a cercarlo, a gestirlo, a combatterlo. Si chiede come poi l'insegnante possa valutare tutte queste cose così personali, dare ma soprattutto parlando del ma quello che Giulio Ferroni dice, il mondo dei pedagogisti si crea un'utopia per cui basterebbe relazionare il contenuto alle problematiche personali per far sì che lo studente si appassioni incredibilmente, lo studente svogliato, a oggetti del sapere, e solo attraverso lo sforzo, attraverso lo studio continuato di un argomento, che lo studente diventa consapevole del sapere che ha acquisito e trova delle motivazioni personali. Ma Macbeth non può servire per affrontare le questioni di potere relativamente alle classi. A qualche altro esempio? Sì, ce ne sono. Il pedagogista Franco Cambi fa un esempio sulla Divina Commedia, che considera un argomento verso il quale i ragazzi proverebbero incredibile ostilità. Perché? Perché la Divina Commedia, l'italiano, la si approfondirebbe da un punto di vista, e qui viene citato Croce come fosse un cane morto in uno dei grandi punti di riferimento della cultura e della scuola italiana, lo si presenta sull'aspetto strutturale e contenutistico, cioè come opera tipicamente letteraria, come deve essere, gli studenti devono essere messi a confronto con un linguaggio diverso che devono imparare a padroneggiare. E invece, quindi, il nesso filologia, contestualizzazione, interpretazione. Ma questo rende il testo sacro non personalizzabile. Cosa vuol dire personalizzare la Divina Commedia? Fare in modo che i contenuti affrontati, che so, Paolo e Francesca, immediatamente vengano messi in relazione con i problemi psicologici, sentimentali di lui, la vita quotidiana. Cioè si commette quell'errore, che sempre Giulio Ferroni ha adeguatamente evidenziato, di ritenere che l'alunno, per agire con profitto a scuola, deve vedere ogni contenuto di sapere riferito al proprio ego, al proprio mondo, mentre invece la scuola è proprio l'apertura al mondo esterno, e ciò che il docente deve fare è rendere l'alunno curioso e motivato a conoscere l'esterno da sé, il fuori da sé, ciò che lui da solo non può appurare. Mi sembra che questi esempi, se noi li immaginiamo nel contesto classe, peggiorerebbero la situazione e non cambierebbero per nulla l'atteggiamento ricettivo degli studenti. Ok,
Ok, professore, lei può anche aver ragione, però in realtà gli insegnanti sono chiamati alla fine dell'anno a compilare questa griglia, guardi, quella delle competenze. Questa griglia è molto interessante perché dimostra che cosa? Che sulla base di queste definizioni confuse, di un concetto che non ha chiarezza scientifica, quando il Ministero deve dare poi indicazioni operative, non sa che cosa fare e chiama competenze quelli che gli insegnanti da tempo, da decenni, chiamavano abilità, capacità rielaborative. Ci fa degli esempi? Certo, utilizza le conoscenze matematiche, scientifiche e tecnologiche per trovare soluzioni a problemi reali. L'insegnante di fisica non lo fa da sempre, è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in situazioni di vita quotidiana. Non lo si fa da sempre? In relazione alle proprie potenzialità, al proprio talento, si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. Cioè non c'è nulla che gli insegnanti nella loro esperienza non hanno già fatto. Io francamente consiglio ai colleghi, quando realizzano questi obiettivi e quando fanno le loro griglie di valutazione, di ritornare alle vecchie edizioni di conoscenze, capacità espositive, capacità di rielaborative, di provare a esprimere queste voci e vedere se sono diverse da queste. Un concetto fumoso che non dice nulla, che non è valutabile, che farebbe riferimento alla sfera emotiva, in realtà non può essere concretizzato e quando il Ministero tenta di farlo non partorisce nulla di nuovo. Infatti nelle linee guida la cosa involontariamente umoristica che si dice solo da poco tempo le competenze sono divenute protagoniste dei sistemi formativi. Nell'impossibilità di riassumere anche solo parzialmente il dibattito scientifico sull'argomento. E quale sarebbe il dibattito scientifico? Quello a cui abbiamo fatto riferimento? Io la bibliografia l'ho consultata più o meno tutta, di più non c'è. Questa è la situazione. E i docenti, quando leggono queste linee guida, dovrebbero essere in grado di capire che in realtà, senza farsi spaventare, pensando che esista una bibliografia che loro non conoscano, che si fa riferimento a questa, come dire, teoria pedagogica che finanzia, alimenta dottorati di ricerca, settori universitari, ma che con la scuola concreta non ha nulla a che fare. Un'ultima cosa, professore, lei sa che gli insegnanti devono compilare questa griglia ed esprimere un giudizio su tre livelli. Sì, i tre livelli sono questi, però quando ne leggiamo rispetta le regole condivise, collabora agli altri per la costruzione di una collaborazione comune, io penso che già nella scuola ottocentesca questo si dicesse, e le si chiamano competenze sociali e civiche, e che fanno riferimento a tutte le discipline perché l'insegnante ha relazione evidentemente col contesto classe quotidiano, cosa facciamo? È la scoperta dell'acqua calda, evidentemente. Professore, sempre in questa griglia c'è il numero 9 che dice dimostra originalità e spirito di iniziativa, è in grado di realizzare semplici progetti e la competenza chiave è lo spirito di iniziativa e imprenditorialità. Cosa ne pensa? Questa è la voce più smaccatamente ideologica. Lo spirito di iniziativa va evidentemente sollecitato e valorizzato. Ma perché lo spirito di iniziativa poi si concretizza esclusivamente in una attività imprenditoriale? Lo spirito di iniziativa può anche esprimersi in momenti di solidarietà, in momenti ludici, tentativo, tenendo conto che stiamo parlando tra l'altro del ciclo primario o della scuola secondaria di primo grado, un tentativo di introdurre forzatamente dei concetti ideologici che non possono assolutamente riferirsi alla relazione educativa e formativa, senza nulla togliere all'imprenditorialità come valore in una società che tiene alla crescita della propria economia, ma questo è un modo strumentale per far passare il messaggio che la scuola deve essere destrutturata e depotenziata sul piano culturale in ragione di un bisogno pratico che ci sarebbe a livello economico che in realtà poi non verrebbe assolutamente soddisfatto da questi cambiamenti che renderebbero gli alunni più fumosi nelle loro conoscenze e molto meno capaci di utilizzare i dati culturali, i dati scientifici e così via. Bene, ringraziamo il professor Giovanni Carosotti e ricordo agli ascoltatori che il dibattito è aperto, come vi ho detto all'inizio, quindi chi vuole intervenire può farlo.
rivolgendosi a Gedda TV. Un saluto e arrivederci.